Ragazze, ecco un altro video tutorial sulla realizzazione di un fiore e oggi vi faccio vedere come realizzare questo fiore. Io ho pensato di creare questi fiori per utilizzare dei fogli metallici che di solito uso poco e allora ho pensato di utilizzarli per creare appunto questi fiori. E si tratta di questi fogli. Si trovano in vari colori, io qua ad esempio ho questo qui che da una parte è color rame, dall'altra è argentato. E per questo fiore ho usato questo rimasuglio di foglio, tra l'altro tutto stropicciato, che è da entrambe le parti color rame. Allora, quindi vi serve il foglio metallizzato, poi vi servono due punch a forma di fiore. Se non avete il punch, cioè questi, non importa perché sui fiori potete tranquillamente disegnare con un pennarello indelebile e ritagliarli con le forbici. Sono molto malleabili, si ritagliano facilmente con le forbici. E quindi vi ricavate per ogni fiore due fustellate con questi due fiori. Allora, io una ce l'ho già pronta qui e l'altra la facciamo insieme. Questi fogli sono, cioè sono fustellabili, quindi così come riuscite a ritagliarli, riuscite anche a perforarli. Allora, l'unica cosa è riuscire a infilare il foglio nel punch. Ok. Ottenete l'altro fiore, quindi avete ottenuto i vostri due fiorellini metallici. Dopodiché, per dare una texture a questi fiori, io ho utilizzato una cartella per l'embossing che si usa normalmente con la Big Shot. Anche in questo caso, se non avete la Big Shot, non importa, potete con un bulino. In questo momento vediamo se trovo che questo strumentino qui, eccolo, con un bulino e un piano morbido, è questo qui, tipo il tappetino per il mouse, potete crearvi da sole senza l'utilizzo della Big Shot una qualche texture sul vostro fiore metallico. Allora io adesso passo i due fiorellini nella Big. Quindi li posiziono nella mia cartelletta per l'embossing, a caso perché tanto non è necessario che si individui il tema della cartelletta, ma bisogna solo dare un minimo di rilievo. Passo nella Big e ottengo i miei due fiori embossati con insomma un rilievo, un disegno in rilievo. Dopodiché potete lasciare i fiori così, però io ho pensato di dare un tocco di colore utilizzando i colori acrilici e ho scelto il nero, il bordeaux e questo verde metallizzato. Ve ne mettete un po' in una vaschetta, in un contenitore. Non ne servono molti, insomma, giusto un po'. E poi utilizzate almeno io ho utilizzato delle spugnette, ho ritagliato una spugna di quelle che si usano per farsi la doccia. E ho ricavato queste mini spugnette. Prendete i vostri fiori e li tamponate con un po' di colore, a caso, molto a caso. Quindi li tamponate un po' col colore.
Non vi preoccupate se pensate di averne messo troppo di colore, perché con una salvietta di quelle umidificate potete passare sopra e togliere l'eccedenza. Poi metto il verde, sempre tamponando a caso, giusto per dare un tocco di colore al vostro fiorellino. E poi termino aggiungendo il nero. Aggiungo ancora un po' di verde. Poi potete lasciarli asciugare così, io ora invece per velocizzare uso l'embosser per dargli un'asciugatina. Aggiungo ancora un po' di verde. Gli acrilici sono colori che asciugano molto in fretta, quindi anche se lo lasciate asciugare all'aria ci metteranno pochissimo. Poi per attaccare insieme i due fiori io utilizzo dei fermacampioni dorati, quindi sono veramente molto facili da reperire e anche questi sono fermacampioni che io solitamente uso poco. E quindi quale migliore occasione per appunto utilizzarli. Prima, allora, praticamente per inserire il fermacampione utilizzo una normalissima bucherina, quindi qualsiasi bucherina voi abbiate va benissimo e fate il buchino al centro del fiore in entrambi i fiori. Una volta che avete bucato i fiori, prendete un bastoncino. Io uso questo bastoncino per gli spiedini, ma qualsiasi cosa, non tanto grosso, va bene per arrotondare un pochino i vostri petali. Quindi questo che andrà all'interno lo arrotondo, arrotondo i petali verso l'esterno, quindi girando così, verso il basso praticamente. Mentre per l'altro farò esattamente il contrario. Lo arrotondo ancora un po' questo qui. E dopo averli arrotondati, li tirate anche un po' all'insù. Per questo faccio il contrario, quindi li giro verso l'alto. In questo modo. Poi inserisco questo fiore nel secondo, faccio combaciare il buchino, metto il fermacampione,
Una volta che sono insieme, li modellate ancora un po'. Ed ecco che avete ottenuto il vostro fiorellino di metallo. Grazie per avermi seguito. Ciao ciao!